svuota la spesa Lidl. Abbiamo preso prima questo qua, che è per le pizze, per metterla nel barbecue, quello che abbiamo noi in pietra. Abbiamo preso questa qua per mettere dentro le pizze. Poi surgelati, pizza questa qua, prosciutto e funghi in promozione, 3,49 euro. Pesce misto 4,89 euro invece di 7. L'empanadas a 2,79 euro invece di 4. Poi gelati, perché volevo questi qua, ne ho presi 2. E poi ho preso i piselli. Queste sono le cose surgelate che adesso metto, perché sennò si squagliano. Poi ho preso patatine, perché avevo voglia di patatine, ogni tanto le prendo. Questi ragù che non li prendo mai, ma solo per provarli, il grana ragù con speck. Ho preso questo, quello con la salsiccia, e solo per provarle, cioè per velocizzare, e con i funghi porcini, per velocizzare quando non riesco a cucinare. Allora ogni tanto, vabbè, a parte che è la prima volta che li prendo, però sinceramente quelli. Poi ho preso questi, che è lo snack per quando arrivano gli ospiti o i miei, eccetera, per fare tipo aperitivi con crodino e robe varie. La bresaola a 1,99 euro, che era in promozione. Questo per fare la grigliata, gli spidini. Poi ho preso la carne trita per mangiarla con il sugo, il cotto cubetti, altro spiedini, poi la focaccia, questa qua che ogni tanto voglio provare a farla, altra bresaola, ne ho presi un po', poi il tacchino, cotto tacchino, questo era in promozione a 75 centesimi, altro questo qua la carne, altre due, ne ho presi 3, quattro, no 5, comunque questi erano in promozione, sempre questo qua i cubetti, poi mozzarella di bufala, che il me mi piace, ne prendo sempre, e un'altra, questa sempre per fare la focaccia, che ogni tanto ci sta. E basta, almeno per adesso. Poi ho preso tela pesca, la coca, queste qua confezioni grandi, invece in questo sacchetto volevo provare queste patatine al pomodorini, della San Carlo, che dicono che sono buoni, le uova, 10 uova, questo per le punture, il 7. E poi ho preso un po' di lattine, anzi no, ne ho presi 6 di lattine alla Fanta, perché non avevo voglia di prendere in bottiglia, perché sennò non ci stavano, e ne ho presi 6. Poi ho preso questo, che volevo provarlo, mango e pesca, quello marmellato. Poi formaggio, questo qua è anche buono, una alle erbe e una al salmone, in teoria basta. Questa è la mini spesa, perché ogni tanto facciamo anche la mini spesa. E poi c'è l'altra piattina, adesso vi dico il prezzo totale. Lo scontrino, ok, ce la posso fare. Allora, totale spesa 104,30. Questi sono i prezzi che più o meno ve li ho detti, perché quasi erano, qualcosa era scontato, e per cui
Questo qui, ah, la teglia, quella lì, la piastra per la teglia del barbecue costava 99. 6,99 euro. Pietra raffinata pizza. Vabbè, Ah, perfetto. quello lì. Che è praticamente... Allora, noi abbiamo il barbecue. E allora, adesso ve la faccio vedere. Allora, in poche parole, abbiamo preso questa. La metti nel barbecue con la pietra, ovviamente, che è una pietra proprio per metterla. È fatta così, bella, che così ci poggi la pizza. Allora, sembra però piccolina confronto, però spero che è buona, Funziona. perché appoggi la pizza, la metti nel, dove noi abbiamo il barbecue, che non è quello, questo qua che vedete nella figura, ma è quello in pietra. Per cui ovviamente si può rompere perché è fragile. E allora abbiamo preso questa qua, che non so se la vedete. E niente, questa è la spesa. La, appunto, come ho detto prima, mini spesa. Guarda cosa sta facendo una lì, l'altra sta guardando quello che fa ovviamente lei, e lui dov'è? Qua sopra, giustamente, che adesso devo mettermi tutto a posto, se no mi mangia tutto. Comunque lei sembra giocare. È arrivata anche lei. E niente, per cui la spesa grossa. Allora, in teoria, sinceramente, non ho fatto la spesa grossa perché al Lidl è un po' caruccio. Perché, cioè, non ho speso, no, ho speso di più, ma non ho preso niente, cioè, proprio niente da mangiare, calcolando la pasta, la carne e tutto il resto. E per cui secondo me è un po' caruccio. Infatti non ci vado quasi più sempre. Ci vado solo se devo prendere tipo queste cose qua che sono buone e basta. Solo quello. Se no neanche vado a prenderle. Ma cosa state facendo voi due? Giocano con i sacchetti. Come fanno sempre. Quella si infila dentro, cerca di infilarsi dentro, ovviamente. E l'altra dov'è? Bella sdraiata spampananzata, giusto? Questo è. Ma vi sembra normale avere due gatti così? Non credo. Non penso proprio. Proprio normali, non lo sono. Per cui... Diciamo che ho preso queste cose qua. Però ripeto, preferisco andare forse al Penny, che riesce a spendere meno e a prendere più cose. Oppure puoi andare. Allora, l'Esselunga, anche lì l'Esselunga è un po' caruccia, ma ogni tanto ci vado per comprare quello che mi serve. E basta. No, ma io non posso avere dei gatti così, cioè. Mi sembra normale quella che entra nel sacchetto e quell'altro che gioca. A me non sembra. Quella fa finta di niente, giustamente, e dirà cucù. Dove è andata? È lì e poi dopo entra. E poi esce. Guarda, cosa? Non mangiare questo. E vabbè, comunque questo è tutto. Questo prima che mi mangia questa cosa che non deve mangiare, giusto? Non devi mangiare qui? Mamma mia, ma posso? Guarda dove l'ha portato. Muah. Vabbè, questo si spamanzerà, si spamanza, lui si spamanza.
Ok, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Lui è felice, guarda, come la coda. È felice, come la coda.